In questa videoguida vedremo come effettuare l'accesso al pannello relativo al servizio statistiche. Per prima cosa aprite una nuova finestra del browser e qualora il vostro dominio avesse una tipologia contrattuale di hosting singolo Windows oppure solo Linux, digitate http://stat.nomemiosito.estensione. Nel caso il vostro fornitore dominio fosse di tipologia contrattuale o sia Windows più Linux, potrete accedere al report separatamente digitando http://startwin.nomemiosito.estensione. Per controllare gli accessi sulla piattaforma Windows, digitate http://statlnx.nomemiosito.estensione per controllare gli accessi sulla piattaforma Linux. A questo punto dovrete digitare tre parametri di accesso in questo modo. Il nome utente o username dovrà essere la vostra login @aruba.it di gestione del dominio senza i caratteri @aruba.it. Pertanto il solo codice numerico, ad esempio 123456. Come password inserite la password associata alla gestione del dominio, la stessa che utilizzate quando accedete nello spazio FTP. Come site name o ID il nome del vostro dominio senza i caratteri www, comprensivo di estensione. Cliccate poi sul pulsante login per accedere al servizio. Una volta acceduto al servizio, cliccate sulla sinistra Report personalizzati e poi su Nuovo. Inserire il nome del report, ad esempio il mio report, e aggiungete tutti gli elementi che desiderate. Come per esempio gli indirizzi IP. Adesso cliccate salva. Salvate e cliccate poi sul nome per avere visualizzato il report personalizzato con gli elementi scelti in precedenza. Adesso vedremo come realizzare un report personalizzato basato su un filtro da noi configurato. Una volta acceduto al servizio, cliccate su sinistra su Impostazioni e poi su Impostazioni filtro. Cliccate adesso su Nuovo per creare un nuovo filtro sul quale far basare i vostri report. In questo esempio desideriamo filtrare gli accessi al sito provenienti dalle nostre postazioni. Inserite il nome del filtro. Sui campi relativi inseriamo i valori che vogliamo vengano inclusi sul report oppure esclusi. Pertanto inseriremo gli IP dei nostri terminali sul campo di quelli da escludere, uno per riga. Potremo definire se tale è il filtro di default sul quale far basare tutti i report. Cliccando su Salva il filtro verrà memorizzato. Su Modifica potremo tornare allo stesso filtro per attuarne variazioni. Se cliccate Elimina, lo cancellerà definitivamente. Andiamo adesso a creare il report personalizzato basato sul filtro. Cliccate su Report personalizzati e poi su Nuovo. Inserite il nome al report e su Elementi Report aggiungete tutti gli elementi che desiderate. Nel nostro caso, indirizzo IP. Su ognuno che andrete ad aggiungere sarà possibile impostare in impostazioni filtro quello precedentemente creato. Cliccate su Salva per memorizzarlo.
In Report personalizzati cliccate poi sul nome del nuovo report personalizzato per visualizzare il risultato del report filtrato. Una volta acceduti al servizio cliccate sul menu Impostazione. Sulla prima voce Impostazioni Account. Potrete cambiare la password per accedere al servizio relativamente all'utente amministrativo. Su opzioni report potrete decidere il range temporale di default dei report e quanti dati mostrare. Su impostazione filtro sarà possibile creare, modificare o eliminare eventuali filtri personalizzati sui quali far basare i report. Su report email schedulati sarà possibile creare, modificare e inviare immediatamente tramite email o eliminare dati report schedulati. Vediamo adesso come crearlo cliccando su Nuovo. Su Report personalizzato scegliere il report che vorrete inviare tramite email. La frequenza con la quale intendete che il programma invii in automatico la mail con il report in questione. A quale indirizzo il programma deve inviarlo, un eventuale indirizzo mail in conto conoscenza, il soggetto della mail e un eventuale testo aggiuntivo. Cliccate poi su Salva per memorizzarlo. Perché il report schedulato sia spedito dal programma, occorre configurare gli opportuni settaggi su Email Settings. Come indirizzo da specificare la casella principale del vostro dominio, postmaster@nomedominio.estensione. Ripetere l'indirizzo su From Display Name. Come server SMTP inserite smtp.nomedominio.estensione. Abilitate l'autenticazione e specificate la casella postmaster del vostro dominio e la sua password ripetendola sul campo Conferma password. Cliccate poi su Salva. Sul menu utenti potrete creare utenti aggiuntivi per accedere al servizio su Nuovo, modificarne le impostazioni su Modifica o eliminarli. Per aggiungere cliccare su Nuovo, inserire il nome utente, il suo indirizzo email e per due volte la password che questo utente dovrà utilizzare per accedere al servizio statistiche. Abilitando la voce Mark as Administrator, anche questo utente avrà facoltà di creare utenti, modificarli e di compiere operazioni come l'utente amministrativo principale al servizio statistiche. Su opzioni report, anche per questo singolo utente, sarà possibile specificare il range temporale di default dei report e quanti dati mostrare. Cliccate su Salva per memorizzare il nuovo utente. Infine, su Log Import Status potrete avere il riscontro riguardo quale file di log il programma sta attualmente processando e quali ha letto fino adesso.